Era notte fonda quando il corsaro nero e i suoi compagni giunsero nella foresta. La luna era splendente, tanto da illuminare quella natura selvaggia e ostile. Festoni di liane cadevano ovunque, intrecciandosi in mille guise, mentre a terra radici smisurate strisciavano attorcigliate le une alle altre. Il corsaro nero e i suoi uomini avevano catturato un soldato di Van Gult. Su, alzati. Forza. Il prigioniero è pronto. Molto bene. Abbiate pietà, signore. Vi prego, io non ho fatto niente. Non fatemi del male. Dipende da te. Perché ti stai aggirando nella giungla di notte? Controllo la costa. E sei qui da solo? Ci sono altre guardie in punti diversi. Ma non mi dire. Dovevo aspettarmelo. Quindi il nostro caro governatore ha avuto tempo di rinforzare la sua flotta. Più. Ecco, ha anche mandato una corvetta alla capitale per avvertire l'ammiraglio del vostro arrivo. Cosa? Vuoi dire che la mia nave è in pericolo? Non lo so, io sono obbedito agli ordini. Quando la flotta dell'ammiraglio raggiungerà Maracaibo, io sarò sulla mia nave pronta ad accoglierlo. È tutto vostro. Che cosa ne facciamo di questo spagnolo? Viene con noi e se dovesse tentare di fuggire, voi sapete cosa fare. Hai sentito? Che codardo. Avanti, cammina. Hai avuto fortuna, Van Stiller. Perché? Che cosa vorresti dire? Che sei ancora vivo. A quanto pare non c'è nessuno che ti brama su questa terra, nemmeno i tuoi più acerrimi nemici. Ah, molto spiritoso. Lo so, è una dote di famiglia. Ah, sì? Sì, sì. Cominciava ad albeggiare. Le tenebre avevano lasciato il posto ad una luce rosea che inondava il cielo, dando alla tetra foresta un aspetto quasi idilliaco. I rami, che nella notte sembravano fantasmi minacciosi, ora illuminati dai primi raggi di sole, apparivano sotto forma di altalene per le farfalle. Sulla cima di un albero viveva una piccola tribù di Mico, ovvero delle graziosissime scimmiette tanto piccole da potersi nascondere in un taschino.
Pericolo passato. Che ti prende, fermo? Niente, in questo posto ci sono solo scimmie. Ma Carmo si accorse presto che nella foresta non vivevano solo scimmie, ma volatili di ogni specie. Pappagalli dalla testa turchina, gli ara, grossi pappagalli tutti rossi, chiamati così perché dalla sera alla mattina non fanno che gridare ara, ara. La presenza di un rapace turbò la quiete che si era creata. Via bestiace! Giù! Andate via! Che ti prende? Incredibile. Già. Perché ve ne state lì impalati? Avete deciso di fare le belle statuine? Prendete il prigioniero. Su, alzati. Il vostro cappello. Sì, vediamo di muoverci. Dai, cammina. Dopo quella movimentata esperienza, ripresero il cammino. Carmo si era spaventato a morte e in cuor suo sperava di non fare più incontri di quel tipo. Non avrebbe retto. Era un uomo coraggioso, sì, ma non sopportava i volatili. Stiller invece era divertito nel vedere che la piccola scimmietta aveva trovato il posto ideale, niente meno che sul cappello del corsaro nero. Fermi! Che c'è? Sentite anche voi. Ah, è il flauto di Moko. E chi è questo Moko? Un ragazzino molto scaltro che ci ha aiutati a scappare. Vive qui nella foresta, in una capanna dietro quel monte. Per me può vivere dove gli pare, ma il suo flauto rischia di farci scoprire. Lui suona per gli animali della foresta, signore, soprattutto i serpenti. Io mi sentirei più tranquillo se lasciasse perdere il flauto e i serpenti restassero nella giungla. Vado a cercarlo, signore. Beh, sapete, quei serpenti potrebbero farci un grande favore. Ci aiuterebbero a sbarazzarci degli spagnoli e in mancanza di quelli potrebbero sempre ingoiare una certa scimmietta senza rispetto. Ma dove si è nascosto? Ah, eccolo. Ma un'altra di quelle bestiacce. Ah, sei tu, Roger. Grazie. Mettilo nel cesto dentro la capanna. Sarà ottimo per cena stasera. Moko! Carmo!
tu? In persona. Io pensavo che avessi ripreso il mare per sfuggire alle truppe spagnole. È successo qualcosa? Vieni qui a sederti accanto a me e raccontami tutto. Tu ti aspetti che io cammini in mezzo a questa selva di serpenti velenosi? Dentro, cucciolotti, avete ballato abbastanza per oggi. È ora di fare la nanna. Ecco. Sei qui da solo? No, siamo venuti in tre. Van Stiller, io e il nostro capitano. Lo sai che è il fratello del corsaro rosso? Stai parlando del corsaro nero? Sì, ma... Abbassa la voce. Se starai dalla nostra parte e ci darai una mano, ti prometto che non te ne pentirai. Avanti, muoviti. È la Voco che non muore si rivede. Salve. Carmù. È il ragazzino che ha aiutato a scappare due omoni grandi e grossi come voi. Già, proprio lui, signore. Che cosa sappiamo di questo ragazzo? Siamo sicuri che odi gli spagnoli? Rispondo io, li odio quanto voi, signore. Moco, conosci bene Maracaibo? La conosco meglio di quanto voi conosciate la vostra nave, capitano. Fidatevi, capitano, è in gamba. Venite nella mia capanna. Dovete mangiare qualcosa e riposarvi un po' prima di ripartire. La capanna di Moco non era certo una reggia, ma era semplice e confortevole, ed era situata in un luogo ben nascosto della foresta. Che stanchezza. Non sento più le gambe. Mangiate. Ah, che bravo ragazzo. Ho una fame. A chi lo dici? Non mangiavo un pezzo di pane da tre giorni. Questo vi tirerà su. Oh, the room. Bene. Soddisfatti? Sì. Soddisfatti? Siamo più che soddisfatti, capitano. Beh, qui c'è qualcuno che non lo è. Slegate il prigioniero e dategli qualcosa da mangiare prima che muoia di fame. Dobbiamo proprio, capitano. Non se lo meriterebbe. No, davvero. Hai sentito che cosa ha detto il capitano? Ehi, tu. Adesso ti sleghiamo per farti mangiare, ma mi raccomando, niente scherzi, hai capito? No, tieni. Adesso ti faccio vedere io, brutta bestiaccia. Ma... Non gli fai paura. Neanche un po'. Sta cercando di spaventarci. Brutta bestiaccia, adesso ti... Lasciala in pace, Carmo. Non vedi che ha solo fame. C'è poco da ridere. Oh, che male. Vediamo di calmarci, eh? Ma è stata lei a cominciare, capitano. Ne vuoi un po'? Vi presento il vostro nuovo compagno. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è trovare un nome adatto a questa piccola canaglia. Io suggerisco rum, signore. Guardate come se lo sta bevendo di gusto. Facciamo un brindisi di benvenuto a rum. A rum, signore. Ma tu guarda. Salute al nostro nuovo compagno. A rum. Stiamo brindando a rum, ma non stiamo bevendo rum. Cos'è questa sboba schifosa? Perché? Non vi piace? No, neanche un po'. Si chiama pulque ed è molto buona. Si fa con una pianta speciale, l'agave.
Beh, anche il gusto è speciale. Boh, Sara, ma a me non piace. Bisogna farci l'abitudine. Ho bevuto di meglio in vita mia. Vabbè. Rassegnati, Carmo, a quello che passa il convento. Già. Se non altro il cibo è buono, è già qualcosa. Sbrigatevi, non abbiamo più molto tempo. Ancora un momento, capitano! Sì. È ora. Stiller. Sì, signore. Tu resterai qui col prigioniero. Volete che resti qui? Ma, capitano, non è un compito per un guerriero. Fatelo fare a Moko. No, Moko verrà con me per farmi da guida a Maracaibo. Quando avrò recuperato il corpo di mio fratello, lui saprà come farlo uscire di nascosto dalla città. Mi sei molto più utile qui, Stiller. Va bene. Però, comincia a piacermi questa roba. Andiamo, Carmo, ci berremo una bella bottiglia di vino spagnolo a Maracaibo. Ma non è presto, signore. Voglio arrivare in città prima che faccia notte. Preferisci restare qui? No. Quando si tratta di seguire voi, sono disposto a scendere all'inferno e tirare la barba al diavolo in persona. Rome viene con noi, signore. Certamente, perché non dovrebbe venire? Questa sarà la sua prima missione. Già. Moko, prendi le tue cose e andiamo. Sì, signore. Moko sprizzava felicità da tutti i pori. In missione con il corsaro nero in persona. La leggenda per lui ora era diventata realtà. Roger, non ceneremo insieme stasera. Non ti dispiace dividere il pesce con questi due signori, vero? Grazie. Spiritoso. Addio. Il corsaro nero era soddisfatto di avere con sé Moko. Lo considerava un ragazzino sveglio e intelligente. Sapeva che non lo avrebbe deluso. Moko era abituato a convivere con le insidie della foresta e non si sarebbe fermato davanti a niente. Avanti! Ehi, aspettatemi! Eccola, capitano. Quella è Maracaibo. Maracaibo. È ben sorvegliato, capitano? Già. Maracaibo si presentava in apparenza come una città tranquilla e ospitale. Fate la carità a un povero mendicante. Permetta. Adelina, mia dolce Adelina! Maracaibo era situata in una splendida posizione, all'estremità meridionale del golfo omonimo. E questo la rese in pochissimo tempo importantissima, perché serviva da emporio a tutte le produzioni del Venezuela. Oh.
L'uomo a cavallo, probabilmente un soldato del governatore, aveva guardato il corsaro nero con sospetto. Tesoro, i tuoi occhi sono due stelle. Aprimi il tuo cuore. Grazie, amore. Il corsaro nero non aveva rallentato il passo. Avvolto nel suo mantello, osservava attentamente tutto quello che gli stava intorno. Aveva una missione da compiere e niente al mondo l'avrebbe fatto desistere da questa sua scelta. Manuel, il tuo plotone sorveglierà la porta nord questa notte. Sì, signore! Ah! Tenete gli occhi ben aperti. Nessuna vendetta sarà abbastanza crudele né potrà spegnere il mio odio per quello che ti hanno fatto. Ti vendicherò, lo giuro sul mio onore.